Bitches, benvenuti a questo video sul Fall, a questo gameplay tutorial in cui vi spiegherò un pochino di cose sul Fall in live commentary. Sarà molto difficile. Partiamo subito con il Fall. Il Fall spara ben 625 colpi al minuto in modalità semiautomatica. In più fa ben da vicino 55 di danno, vuol dire che se un avversario ha 100 di vita, voi con due colpi potrete praticamente droppare chiunque. Da media distanza 49 di danno, quindi vuol dire 3 shot kill, mentre da ovviamente da lontano 40, cioè 3 shot kill, è l'arma più forte di tutte. Guardate, è scandalosa. Ma guardate io cosa faccio quando gioco con il grilletto, cosa premo, cosa faccio, perché ovviamente potrete capire il metodo per sparare così velocemente come faccio io. Non bisogna praticamente premere il grilletto fino in fondo in questo modo, ma dovrete solamente accarezzarlo, premerlo appena appena, sfiorarlo. Dovete fare come una vibrazione, come faccio io col dito. Più la vibrazione sarà veloce, più sparerete veloce. Attenzione a non sparare troppo velocemente o rischierete di inceppare l'arma. Perché questo? È stato messo una sorta di limitatore per evitare le persone comunque con il rapid fire e altre schifezze che si vedono in giro. Ma queste persone non sono facili da debellare, quindi le vedrete sempre. Un altro consiglio che vi posso dare è riuscire a essere coordinati con la mira e ovviamente lo sparo. Cosa vuol dire essere coordinati? Sì, perché come vedete io non sparo sempre alla stessa velocità. Sparo alla stessa velocità quando sono sicuro che tutti i colpi vadano dritti e precisi sul corpo dell'avversario. Accelero, come se facessi accelerare il radio di fuoco, cioè faccio così quando mi serve, sparo quei tre colpi in sequenza uno dopo l'altro in modo che entrino sul corpo dell'avversario e lo ammazzino. Non è che sparo sempre al massimo della velocità. Oltre a questo, pure perché è inutile sparare sempre così, non serve proprio a niente sparare a questa velocità. Serve solamente in alcuni casi, quando dovrete fare prefire o quando dovrete droppare un nemico che avete vicino, quindi che sparate senza mirare in hipfire. Ovviamente i contro di quest'arma sono che è difficile mirare e sparare a singolo velocemente nello stesso tempo, però i pro sono che è molto precisa, ha un alto radio di fuoco, comunque se sarete in grado di sparare velocemente, ha un alto danno, un'alta penetrazione, un'alta automira. Io spero vi sia piaciuto questo breve live commentary. Perché mi fermo qui? Perché voglio chiedervi, se riusciamo a superare gli 800 like a questo video, io farò un piano di allenamento per farvi capire come giocare con il Fall. Io ero conosciuto come il Fall God EU, il dio del Fall europeo, ovviamente quello americano era Clayster, però vi invito a vedere questo video, a cercare di capire quello che vi ho detto, di come funziona le basi, almeno il danno, il range, il rinculo, come sparare più velocemente. Se vi piace questa idea del Fall, di questo throwback sub 2, io farò un piano di allenamenti per spiegarvi come diventare più forti con il Fall. Oltre a questo, non solo farò un piano di allenamento, ma ovviamente lo faccio pure in vista di Black Ops 3, che ho visto un'arma simile al Fall, perché in ogni codice c'è un'arma a colpo singolo, e le armi a colpo singolo sono veramente forti e poi belle da usare, perché appagano proprio quando fate una kill con un'arma del genere che richiede skill. Io spero vi sia piaciuto questo video, bitches. Ci vediamo al prossimo video. Ovviamente, se riusciamo a fare 800 like, piano d'allenamenti con il Fall. Let's go!